Ciao ragazzi, vi saluto. Oggi vorrei parlare con voi di una chicca che è uscita così dalla bocca del nostro aspirante candidante, forse no, anche impossibile da candidare, Silvio Berlusconi, sicuramente ineffabile, l'ineffabile Silvio, il quale in un impeto di sincerità, dopo tutte le menzogne e le balle che va raccontando sul suo programma, finalmente ha detto una cosa che si avvicina alla verità. Ha detto che lui farà, quando lui è al governo, poi lui non si può candidare, quindi me lo spiegate, vediamo un attimo che cosa, qual è, come farà. Comunque, tutti i suoi sodali e scagnozzi nel momento in cui andranno a governare, cosa faranno? Uno splendido condono edilizio. Bene, voi sapete che cosa ha comportato la piaga dei condoni nel nostro paese. Voi sapete che cosa significa essere vittime, perché lo vediamo dai giornali, dai telegiornali, quando accade una tragedia, essere vittime di alluvioni, agenti atmosferici che riescono, se l'edilizia è mal fatta, riescono a travolgere interi paesi. Voi sapete che l'Italia è l'Italia dei centri antichi, i centri antichi vanno rimessi in sesto in modo che diventino più sicuri. Sull'edilizia antica va fatta un grandissimo investimento e quindi può ripartire l'edilizia, possono ripartire le imprese che si occupano di questo settore attraverso l'opera di conservazione. Per non parlare delle infrastrutture, quelle lì produttive, la famosa Salerno-Reggio Calabria che lui prometteva, il fatto che comunque in tutta Italia abbiamo visto con la tragedia a Milano, ma che appunto in questo accomuna tutta l'Italia e al sud abbiamo delle ferrovie con un solo binario che hanno messo gravissima, che, su cui, il cui rischio grava pericolosissimamente sui passeggeri. E allora questo signore si permette di proporre al nostro paese, che ha bisogno sì di interventi nell'edilizia, la gente ha bisogno sì di avere una casa confortevole. Le persone, i pendolari hanno sì bisogno di poter viaggiare in sicurezza. Questo signore e i suoi sodali, come la Lega e tutta la Meloni e tutta quella cricca, i quali vanno propagandando in giro che si occupano e si occuperanno di sicurezza per i loro cittadini, e che fanno le lacrime di coccodrillo ogni qualvolta accada una tragedia, e gridando e riempendosi la bocca della frase mai più condoni, perché si sa quando si vanno a fare le analisi e le mappature che un'edilizia incontrollata va anche nel greto del fiume, va a toccare le falde acquifere, quindi è un pericolo, chiaramente l'abbiamo visto anche purtroppo con la tragedia di Rigopiano, quanta superficialità c'era dietro quella tragedia e quanto male abbia fatto alle famiglie che hanno visto i loro familiari inconsapevolmente travolti da quell'evento. Allora io voglio dire a questo signore di 82 anni di stare tranquillo, di riflettere una volta tanto prima di parlare. Il commercio, il periodo del commercio dei pentolari, noi vogliamo che finisca subito, immediatamente. Questa gente che gli strilloni che devono affibbiare il prodotto scaduto e lo devono riempire di deodorante per evitare che si avverta il tanfo. Ecco, francamente, noi siamo stufi e noi sappiamo benissimo che purtroppo le persone hanno difficoltà a volte a conoscerci e quindi devono aggrapparsi ai mostri del passato. Però io mi raccomando, raccomando a tutti voi che invece
potete, avete un accesso alla mia pagina, a Facebook, ad internet, di diffondere tutto questo e di diffondere il pericolo che vive il nostro paese a continuare ad affidare la propria vita e il proprio futuro a questa gente pericolosa. Grazie, in coscienza io sono sicura che questo video girerà molto, perché abbiamo tutti una coscienza, abbiamo tutti un futuro da salvaguardare e le nostre vite da mettere veramente in sicurezza. Grazie.